giorno tu starai con Radio In. Hello, hello, people, siamo qua, people. E se accendi la tua radio, tu ci ascolterai. Resta con noi, people, non cambiate, people. Tanta musica con gioia ti offriremo. Presenta Hello People. Conduce in studio Sara Priolo. E buongiorno e buon venerdì 25 febbraio 2022. Ci sono Sara Priolo e c'è anche lei, Milvia Verna. In persona, non mi ammazza nessuno, anche se in tanti ci provano. Ecco, infatti, ma tu sei una... Io non lo... Guarda, non posso dire i commenti di oggi, perché i racconti del venerdì sarebbero tutti a peggiorare la mia situazione legale. Quindi non posso parlare. Adesso mi metto un bel sorriso, perché abbiamo una splendida puntata. Però ti devo dire una cosa, che ieri ne ho parlato sui social, una cosa che mi ha fatto così un po' capire che forse non appartengo più a questo mondo, è vedere davanti la scuola, lasciando la bambina, le stesse persone che commentano i fatti più ignobili, tipo Totti e Ilari, tipo... E questo, vabbè, gossip. Però... Parlare della guerra, che io non ho avuto un attimo, ieri non ho avuto neanche il tempo di fare lo shampoo, poi grazie al cielo l'ho fatto con te, che poi ti lamenti di tutto. Ti sono mancata, lo so. Prima di formulare una ipotesi, un pensiero sulla guerra, avrei comunque dovuto consultare l'IMES, vedere cosa diceva Micromega, i commentatori più accreditati, la stampa libera ucraina e russa. Niente, chi si parlavano di guerra come se fosse l'argomento più normale nel mondo, visto che si erano scocciati dal Covid. Da virologi oggi anche. Ma non solo sui social, nella realtà parlano liberamente di tutto. Ma quanto è bella questa epoca di Maria De Filippi, di uomini e donne. Mi piace tantissimo. Io sto sempre più meditando di andare a vivere in qualche eremo sperduto, sola, dove devono esserci capre ma mute. Però sicuramente tanto glitter. E oggi le glitter people sono tante. Brava, mi hai riportata alla realtà. Adesso, oggi abbiamo una nuova puntata della rubrica Avvocati che fanno cose. Hashtag. E cosa fanno? Una volta gli avvocati erano seri. Io ricordo che ho fatto il primo anno di giurisprudenza e poi ho lasciato perché mi mancava tanto la storia, mi mancava la creatività. Invece adesso gli avvocati sono direttori artistici, più. Ad esempio. E dopo, no? Il nostro punto di riferimento in questo settore, che è l'avvocato Marco Castagnetta, che noi onoriamo sempre. Ciao Marco. Abbiamo altri due avvocati che sono favolosi e che hanno dato un po' di glitter alla loro vita. Ospiti in studio Fabrizio Dioguardi e in collegamento Giulia Galati. In comune hanno Atom, questa, esatto, accademia di teatro, questo portento della una comunicazione, società, un super team, si fanno tantissime cose, ci sono tanti giovani. E tu sai che io sono gazzaladro, ho beccato un video dove c'era questo mio amico Fabrizio che interpretava era uno speed date, si titolava proprio speed date, ho detto mio, e lo manderemo all'interno della diretta, anche perché lui è molto amico di Monia, ha detto Monia zitta. Esatto. E poi di cosa parliamo? E poi, se tutto va bene, cambiamo argomento. Restiamo sempre nell'arte, ma andiamo a fare un passaggio al Santa Cecilia, ma delle prove incipienti rendono questo collegamento in dubbio. Ma nella seconda parte di Glitter People ti porto a parlare di moda, tu che sei un'esperta. Andiamo a intervistare Pietro Virgadamo, che è condirettore del Master in Fashion and Luxury Management dell'Università LUMSA. Fantastico argomento, sarà veramente bellissimo. E poi parliamo ancora di libri, di cultura, con Renzo Conti, autore di Cuncuma, un libro su identità, polifamiglie e poliamore. Mi è interessato questa dicitura, voglio capirne di più. Esatto. Ringraziamo subito il nostro partner Ciao Gelato, perché è facile ordinare con dolcezza, ma soprattutto a casa vostra, in maniera smart, tutte le volte che vorrete, sul sito ciaogelato.com e attraverso l'app gratuita. State con noi. Glitter Time.
I consigli di Radio In. Ho deciso, da domani palestra. Però prima passa da Sport & Nutrition. Già fatto, mi hanno consigliato i prodotti giusti per arrivare ad avere un fisico perfetto. E poi vedrai. Vedrai cosa? Sport & Nutrition, da anni leader nel settore, saprà consigliarti bene, con la sua esperienza, le migliori e personalizzate soluzioni. Se sei un appassionato di sport in generale o per il piacere di stare bene. Sport & Nutrition, a Palermo, in via Vincenzo Di Marco 35. Per saperne di più, sportnutritionsrl.it. Nutri il tuo benessere. È stato bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui, l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. E-Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E-Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E-Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Auguri! Se per un evento speciale volete stupire i vostri ospiti e farli sentire come in una favola, affidatevi a Piro Fantasy Effetti Speciali. Piro Fantasy dispone di apparecchiature di ultima generazione con una varietà di soluzioni come laser show, illuminazione architetturale, giochi pirotecnici, videoproiezione più maxi schermo e tanti altri di grande impatto scenico che stupiranno i vostri ospiti. Piro Fantasy Effetti Speciali vi aspetta a Palermo in via Giuseppe Pitre 169A e sui social. Per saperne di più, leopirofantasy.it. Cos'è l'energia? Elettricità, potenza o anche ridere, amare e sognare? Nuovo Honda HR-V, il SUV compatto che si ricarica in automatico mentre guidi, grazie alla tecnologia Full Hybrid. Tutta l'energia di cui hai bisogno, in ogni momento. Nuovo Honda HR-V Full Hybrid, powered by All Energies. Vieni a scoprirlo sabato 26 e domenica 27 da WEG Motors, in Viale Michelangelo 102, altezza rotonda di Viale Regione Siciliana. Futuroil, una grande novità per il tuo rifornimento. Futuroil, qualità, convenienza ed elevate prestazioni. Fai la differenza. Per il tuo rifornimento, scegli Futuroil. Che aspetti? Vienici a trovare. Futuroil, a Palermo in via Cesario 18. A Bagheria in via Papa Giovanni 23-2. A San Mauro Castelverde, strada provinciale 52, chilometro 20-950. E a Villalba Caltanissetta in via Pianto 16. Sito internet futuroilsrl.com. Radio In, la voce della tua città. Eccoci qui su Facebook, buon venerdì ancora a tutti gli amici che ci seguono, anzi salutiamoli subito, il nostro, sì, stiamo facendo corner, le nostre condivisioni. Salutiamo anche Fabrizio qui in studio con noi. Ciao, buongiorno. Sei contento di essere qua? Contentissimo. Sei sereno? Preparati, perché non parlerai praticamente. Ah, no, no, è il nostro hobby, invitare persone. Sì. Non ma io non parlare. Ho capito, sentendo prima Mirka, se io sono qua come suo avvocato, come ospite. Questo è, oggi è importante avere un avvocato per tutta la puntata, ah, come protezione proprio. Io niente, che cosa devo fare? Che cosa si prende? Il miele per la tosse, per calmarsi? Avvicinati un po' a Milvia, avvicinati un po' a Milvia per l'inquadratura. E avvicinati, sì, anche, sì, il microfono, così lo direzioni. E salutiamo Sandro Menta, che ti dà il bentrovata e bentornata. Ciao Sandro! Lo so, venerdì scorso le sono mancata troppo, ha fatto questo test, ma non ce la fa. È non vero, ce la faccio. Più forte di lei. Poi salutiamo Charlie McLean, anch'io vorrei vivere in un luogo solitario, a contatto con la natura, in compagnia di un cane. Ma sì, il cane sì, il cane sì. Perché non parli e non denunci, caro amico mio. Oppure un pappagallo che ripeta le cose che no, pappagalli parlano assai. Antonino di Caccamo da Milano, buongiorno. Anche Maurizio vuole andare in un posto sperduto, in un eremo sperduto. Vabbè, chi non vorrebbe andare sia in vacanza che in un posto nel mondo in cui non ti trova nessuno, con tutto quello che accade, con tutta la gente che praticamente giornalmente ci rompe, dovremmo proprio dire basta. Basta, basta, siamo, basta. Un mondo troppo occidentale, troppo stress. Posso basta. Venire pure io in casa, non è un problema. Già siamo, sì, tre, sì, sperduti. No, ma lui però corre, quindi... Questo suo metterci ansia, lui è uno che corre, capisci? E lei è una che dorme, quindi non va la mi cosa. Ha detto vengo a piedi.
vabbè, ma io corro mentre lei dorme, dicono, come faccio a casa, dico alle 6 del mattino, alle 7 come non rompo le scale. Come dicono gli inglesi, quanti piedi, no? Da casa tua alla radio? Quanti piedi? Saranno 1300 piedi. Ma proprio. Tu sei zona Lazio sempre? No, no, giardino inglese. Bene, inglese. Sì, fine, sì. Che siamo su Facebook. Sì. Ho detto zona, mica ho detto gli incivi. Comunque siamo vicini, punto. Sì. Giulia, non so se ci sente, sta per arrivare, perché tra un minuto rientriamo in radio, sarà il primo intervento, quindi parliamo di tante cose. Poi la Gazzaladra ha rubato un video, già l'ha detto. Le mie condivisioni le ho fatte. Beh, lo speed date, dicevamo. Poi dice Sandro che viene anche lui a correre le 4 mattina. Ragazzi, ma che avete? Ma cosa, ma chi mi insegue? Perché questo venerdì 25 febbraio è strano? Che questo è l'ultimo venerdì del mese. Ma invece, scusate, posso dire una cosa? Poco fa Milvia mi ha citato come collega di Marco Castagnetta, ma Marco Castagnetta è un pizzaiolo, non è un avvocato. No. Dico, io ti diffido dal anche panificatore. Panificatore. Lui sì. Mi ha assunto veramente, come ufficio stampa per ricordare alle persone che lui nasce avvocato. Fabiana, ricorda che io gratuitamente ti assisterò nella separazione. Ricordalo sempre, Fabiana. Comunque, cioè, lei si permette di scrivere sposato con due figli nell'avvio, no? Cioè, me l'ha detto lui! Cioè, fa parte proprio del tu curriculum. Stai aiutando artistico. Le persone a querelarmi? No, io ti adoro. C'è la fila! Ti adoro! You should be sad. No, noi dovremmo essere soltanto felici. Only happy. 11:17, prima così la puntata di oggi. Glitter People, venerdì 25 febbraio, che è l'ultimo, tra l'altro, venerdì del mese. Buono, liberiamoci del mese, liberiamoci del venerdì, liberiamoci di tutto e ora torniamo glitter, perché la nostra puntata ci porta che a scoprire... Fa? Non lo so, lo sparkling. Tu, regista, dovresti essere un po' più propositivo, cioè, metterci gli effettini. L'applauso, cioè, non puoi non dare lo il so. Meglio di te solo la notte in disco, tutto orsacchiottone. Rubacuori. Esatto, Ricky. Sì, guarda, l'ho arrivato. Ciao, Giulia. C'è cioè, Giulia, mitica Giulia. Buongiorno, Giulia. Buongiorno a Fabrizio qui con noi in studio. Che poi ho scoperto che Giulia è un ospite della radio, è un abitué di Radio In, con sì. Tutti i nostri colleghi. Delle altre strisce, perché lei ne fa un milione di cose. Siete avvocati quando nel tempo libero? Fatemi capire. Attiva il microfono, Giulia, perché sentiamo cioè vediamo soltanto te. Prova. Ok. Oh no. Ci sei. Sì, adesso ti sentiamo. Ok, allora libero no, assolutamente, l'attività prevalente e tutto il resto che è dettato dalla passione mi viene facile e più veloce. Certo che però l'immagine degli avvocati, che sono quelli del Novecento, che te li immagini nei loro studi polverosi, immersi tra i codici, le carte, cioè siete favolosissimi, siete glitterissimi, correte come questo amico mio che è impazzito, siete in radio, siete, penso anche al nostro avvocato della radio, siete come no? Sui artisti. Palcoscenici, che cosa è successo? Cioè c'è una passione doppia, la passione per il diritto e poi quella per le arti? Guarda, l'avvocato già di per sé è un attore, quindi ci viene molto semplice e poi possiamo dire anche che siamo un po' registi ed ecco perché mi ci ritrovo benissimo, perché i nostri clienti sono i nostri attori. Chiamiamo attore convenuto, quindi diciamo che già ce l'abbiamo nella nostra terminologia. Poi vabbè, ci sono dei talenti, oppure che non faccio parte io dei talenti e neanche Fabrizio, però no. Voleva essere modesta al quadrato, per abbiamo dunque. Anche delle foto nel frattempo che raccontano tra i VIP, se non sbaglio, che Cozzalone è un avvocato. Voi che sapete, avvocati che poi hanno fatto carriera nel mondo dello spettacolo? Ma no, non in giurisprudenza non è laureata anche Maria De Filippi? Non lo so, non lo so. Mi sembra di... Quando era uomo? Per favore. Stavamo mostrando anche delle foto della società di produzione cinematografica che conosciamo tutti molto bene, Atom, ormai una realtà. No, raccontatemela meglio, nel senso che Atom l'ho sempre sentita dire, per me era comunicazione online. Io saluto tutti i ragazzi nel frattempo. E scegliete la mia amica che è favolosa.
Allora, Atom è una società di produzione cinematografica. Da quest'anno ha aperto anche le porte all'insegnamento, quindi all'Accademia Teatrale Cinematografica, nonché da marzo al doppiaggio, quindi ci sarà con noi anche Mirko Cannella, che è Rio della Casa di Carta, Jagged e tanti altri. Comunque dovreste avere un video che individua tutti i suoi personaggi. E Atom si è, diciamo, ha preso posizione sul web sin da subito con le produzioni. Ci sono? Sì. Sì. No, è caduta, c'è. Allora nel frattempo Giulia poi peraltro, se non sbaglio, è stata anche l'autrice di Toccoferro del nostro amico Sergio Vespertino. Nel frattempo adesso mandiamo la musica online e mettiamo invece su Facebook il video che mi ha fatto innamorare di questa storia. Ciao, ti dico subito che non sto cercando la donna della mia vita. Ma dai. La mia ex era troppo aggressiva e sto cercando una ragazza più dolce. Tu sei dolce? Una cassata. Vorrei qualcuno gentile, affettuoso, ma soprattutto fedele. Un cane? Cerco una donna che conosce la cucina tradizionale, un po' come mia madre. Tua nonna. Non capisco come una donna possa essere in un locale come questo. Cercavi un uomo? Vedrai che non sarà un'avventura. Non può essere soltanto una primavera. Rischiavo di non arrivare più per colpa di una donna che ha creato un ingorgo terribile e non si poteva posteggiare. Peccato che abbia parcheggiato. No! Non mi piacciono le donne che non hanno argomenti. Capisco. Cosa cerchi in un uomo? Non parli di te. Ascoltare è la prima dimostrazione di interesse nei confronti di un'altra persona. Io cerco solo rispetto, senza retaggi o convenzioni. Siamo tornati su Facebook all'interno della diretta. Ciao a tutti gli amici, abbiamo appena visto Speed Date. C'era anche Fabrizio, ovviamente. Io voglio vedere te. Ma non mi vedi tutti i giorni. Recito la parte di quella calma. E, tornando alle queste serie, che cos'è? Un saggio di fine corso? Che cos'è stato? No, è una prima prova al termine della prima fase dell'Accademia e di lezioni. Abbiamo fatto questa piccola prova con questo pezzo che ha creato Giulia e sotto la sua regia abbiamo provato un poco a fare le prime prove di attore. Quando sei andato per la prima volta in Accademia? Ora, da recente? No? In 20 secondi che sì, prima sì, radio? All'inizio, dopo l'estate, a settembre siamo andati presente, perché ho visto casualmente Giulia su Facebook che aveva vinto un premio di regia a Cefalù. L'ho contattata perché ci conosciamo da anni come avvocati e io ho detto: Giulia, ma che fai? Ma perché non vieni qua a trovarmi? Ho portato mia figlia lì per farle fare il corso di recitazione. Alla fine mia sorella è a casa. Entriamo, scusate. Sì. Hypnotize 11:24 e noi nel frattempo ci siamo godute un video delizioso, Speed Date. Giulia, raccontaci il dietro le quinte di Speed Date, che cos'è, che cosa, chi avete coinvolto e anche il significato. Allora, il significato, vabbè, ovviamente era un inno ad ascoltare le donne. Fabrizio questo lo chiarisce immediatamente alla fine del video. Speed Date nasce per far subito esercitare i ragazzi dell'Accademia all'interno di un video cinematografico. Perché quello che noi miriamo non è semplicemente la teoria o la lezione fine a se stessa, ma comunque formare dei ragazzi che comunque utilizzino il web o la cinematografia o siano parte delle nostre produzioni. Perché prima della telefonata che interrompesse la mia presenza, appunto stavo dicendo che l'Accademia nasce per formare, perché Atom è una società di produzione cinematografica che si è attestata prima nel web e adesso sta iniziando ad avere una serie di riconoscimenti con dei cortometraggi, ma miriamo al nostro prossimo lungometraggio. Ecco. Qui
set di Paolo e i suoi angeli, che in questo momento è in concorso al David. Giorno 7 marzo, con questa foto, individuiamo la masterclass di Chiara Agnello, che è una casting director molto famosa, e verrà appunto a fare una lezione di preparazione ai provini. Quindi tutto è incentrato a far evolvere chi effettivamente crede e può riuscire in questa professione. Bene. Infatti, appunto, volevo chiederti l'obiettivo dell'Atom Theater Academy. Esattamente, proprio questo: non la lezione fino a se stessa, ma un progredire, se dei soggetti hanno delle potenzialità effettive, di poterle sfruttare al meglio. D'altronde abbiamo visto che quasi tutte le produzioni si sono spostate in Sicilia, quindi perché non iniziare davvero a fare un lavoro già formativo di set durante l'accademia? La recitazione teatrale e cinematografica è totalmente differente. Certo, certo. Puoi confermare quindi che qualcosa si è mosso anche per i ragazzi, soprattutto negli ultimi anni? Sì, sì, anche grazie al web. Dobbiamo dire che il web comunque ha dato delle opportunità che prima venivano negate. I ragazzi che avevano delle idee, che erano già dei produttori di se stessi, potevano mettersi sul web e creare dei contenuti. Ecco, Atom crea contenuti, quindi è produzione, scriviamo, effettuiamo i video, facciamo cortometraggi e facciamo anche comunicazione, perché comunque l'avevi indicato, spot pubblicitari. Tutto quello che è la creazione, Manfredi Simonetti, che è il nostro socio, che saluto, sì. Ha creato questo mondo di folli. Io sono la più anziana della società, si vede, e diciamo che insieme a tutti i ragazzi creiamo sempre cose nuove e coinvolgenti, che io sono anche l'avvocato della società e quindi che mi porto anche a fare i contratti con gli artisti, il contratto di management, quindi svolgo a 360 gradi tutta la, diciamo, la l'attività. Tutte le... certo, Fabrizio raccontava che si è avvicinato al mondo dell'accademia teatrale adesso, alle fine dell'estate. Forse sì. La chiusura del Covid ti ha spinto a trovare altri sbocchi di relazioni sociali, di modi di esprimersi. No, più che altro io ho sempre avuto la passione alla recitazione. Già nel 98 ero a Roma a studiare per notaio e feci un colloquio con Giulio Scarpati, che cercava delle comparse per Il Medico in Famiglia. E mi ricordo che lui mi prese e mi chiese, dice, ma perché vieni tu qui se stai studiando per notaio? È meglio fare il notaio. E io gli risposi, ho detto, guarda, è più facile che io vinca un Oscar piuttosto che diventare notaio. Infatti non sono diventato notaio, ora sto provando a fare la cosa più facile, certo, vincere l'Oscar. E Giulia mi ha promesso e mi ha garantito che grazie all'Atom potrò anche riuscirci. È vero, Giulia? Sì, sì, si è coperta l'occhio. E tu invece, Giulia, quando è che hai deciso che dovevi dare un po' di sale alla tua vita fatta di codici? Allora, da sempre c'è stata questa passione legata al mio figlio più grande, che ha subito dimostrato spiccate capacità di danza e di recitazione. Quindi io che giocavo a calcetto mi sono ritrovata proiettata totalmente in un mondo differente, quindi della danza, della recitazione, e ho scoperto che sapevo scrivere. Quindi ho iniziato a fare un'associazione di ragazzini che sapevo scrivere come avvocato, lo sapevo anche prima, onde evitare le battute di Dio Guardi, ma che sapevo scrivere sceneggiature, diciamo che l'ho scoperto via via, creando degli spettacoli nuovi per ragazzini, quindi questa accademia teatrale che è la Maxwell, che non ho comunque abbandonato, che c'è sempre questa associazione, che ha coprodotto ad esempio il cortometraggio di Paolo e i suoi angeli, che è un cortometraggio molto bello su Paolo Borsellino e la scorta, e così via via, facendo tutti questi spettacoli per i ragazzini, ho scoperto che sapevo fare altro, l'ha scoperto anche Manfredi Simonetti, ed eccomi qua. Bene, allora noi torniamo tra poco dopo una breve pausa, quindi restate con noi. Glitter People sempre qui su Radio In. I consigli di Radio In. In fondo è una passeggiata, ma ne vale proprio la pena. Sono d'accordo. Con Chalet Ristoranti Pizzeria non puoi sbagliare, specialmente se ami cenare a base di pesce e frutti di mare. Chalet, ideale per i vostri banchetti, vi aspetta anche per un aperitivo dalle 19 alle 21 all'uscita dello svincolo autostradale A19 per Terrasini. Per saperne di più, chalet.org. Vi assicuro che sarà una gustosa sorpresa.
Al centro commerciale Concadoro arrivano i Carnival Days. Sabato 26 febbraio una squadra di supereroi formata da Spider-Man, Doctor Strange, Captain America, Thanos e Octopus incontrerà grandi e piccini per divertirsi insieme. Domenica 27 febbraio spazio alla tradizione con le più belle maschere del Carnevale di Sciacca. Cosa aspetti? Dalle 10.30 alle 19.30 i Carnival Days ti aspettano al Concadoro di Palermo. Per comprare o affittare un immobile, affidati al Gruppo Tecnocasa, la più grande rete immobiliare in Europa. A Palermo e provincia con oltre 80 agenzie. Tecnocasa, Tecnorete e Chiron, per un mutuo, un finanziamento o una polizza assicurativa, potranno affiancarti con i loro consulenti immobiliari e creditizi, offrendoti tutta l'esperienza trentennale del gruppo. Gruppo Tecnocasa, la tranquillità di fare centro. Sfizi e Delizie, il posto giusto dove fare la spesa, ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da Sfizi e Delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e Delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio, anche ordinando online nel sito sfiziedeliziepalermo.com. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Radio In. La voce della tua città. Tornati all'interno della diretta, sempre con Giulia. Sarà però l'ultimo intervento con te perché sappiamo che devi andare via. Allora, Giulia, noi abbiamo un collega che ti vuole intervistare. Vai, Fabri. Giulia, io ti volevo fare una domanda che me la sono tenuta da qualche giorno. Dico, ma perché tu mi hai fatto questo? Perché come prima parte mi hai fatto recitare la parte di un uomo che dice che la cosa più importante è ascoltare una donna? Ti rendi conto della difficoltà che ha un uomo a dire una cosa del genere? E della figura che mi hai fatto fare a livello, diciamo, internazionale? E appunto, vabbè, no. Lui a mettersi contro tutti è abituato, perché proprio i figli a casa non li voleva, ci puzzavano, e quando Orlando ha chiuso le scuole, lui si è messo lì a rompere le scatole finché non le hanno riaperte. Ma io ci pensavo, ma che fare tu? Ma questa è stata la mia rovina, perché a parte lo scherzo, dopo questo ricorso che ho fatto, mio figlio si è incazzato da morire, ce l'ha avuta con me, e ho ricevuto un sacco di messaggi su Facebook di gente che non conoscevo, professori e anche ragazzi, con quasi minacce, guarda, proprio dice, ma perché non si faceva gli affari suoi, ma chi gliel'ha portata, cosa? Ma perché te l'ha portata? Cioè, come mai tu l'hai voluto fare? L'ho fatta perché un gruppo di amici miei rompi scatole e dice, ah, non ne possiamo più di questo modo di fare, dei sindaci che agiscono come dei dittatori, dobbiamo opporci a questo sistema. E abbiamo deciso di opporci e abbiamo avuto ragione. E abbiamo dato un segnale alla collettività che, appunto, che bisogna sempre rispettare la legge. E il caso è chiuso. Il caso è chiuso, sì, non credo che i sindaci ora di nuovo cadranno nell'errore e richiuderanno le scuole, anche perché credo che ora sia cambiata pure la norma. Il 31 marzo finisce, termina lo stato di emergenza, e vedremo chi sarà anche il nuovo sindaco di Palermo. Ah, vabbè, quello non accadrà mai, perché a un certo punto si ferma il mondo e restiamo fossilizzati così con Orlando forever. No. Speriamo in una donna sindaco, ma voi non siete interessati a candidarvi, tanto ormai sono un buon numero. No, grazie. Anche perché io ho scoperto di essere antipatica, io pensavo di essere un amore, invece ho scoperto di essere... Non so, Giulia, tu ti candideresti mai? Antipatica? No, vero. Mai. Allora, io vi devo salutare, però ringrazio per avermi ospitato, ringrazio Fabrizio di far parte ancora dell'Accademia, non so per quanto, e poi gli avevo dato un attimo di umanità dandogli quella battuta finale, cosa che lui non ha, però certo... Non solo, ma l'ha rinnegata! Esatto, vabbè, ma comunque l'arte è anche finzione, quindi va bene così. Quindi avete fatto un ottimo lavoro! Sì, si può migliorare, devo dire che si può ancora migliorare. Molto. C'è anche da dire che, essendo avvocato, è disposto a dire tutto per ottenere lo scopo. Magari voleva rimorchiare la signora e quindi lui si è fatto il simpatico, avendo visto le esperienze negative dei precedenti. Diciamo che l'ho scritta io, perché a lui una battuta simile non sarebbe mai venuta in testa. E detto questo, io vi ringrazio.
Voglio dire soltanto due cose, che l'Accademia... Aspetta, che ci salutiamo direttamente su FM, così ci saluti là e noi restiamo con Fabrizio e ce lo cuociamo a fuoco lento qui. Ah. O come la frittata. Super Vela Radio 11.35, sempre con Giulia Galati e Fabrizio Dioguardi qui in studio con noi. Giulia... Sì, allora io vi ringrazio di avermi ospitato, faccio gli ultimi saluti, volevo comunque ringraziare perché l'Accademia ovviamente si regge sì sulla mia direzione artistica, ma su due docenti eccezionali che sono Rossella Leone e Rosario Terranova, quindi bravissima. Questo va detto. Certo. Poi ricordare gli appuntamenti della Atom Theater Academy che sono il 7 marzo con Chiara Agnello, casting director, che fa una masterclass di preparazione provini, e poi dal 12 marzo comincia con Mirko Cannella a Palermo per 3 mesi e un corso di doppiaggio. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio ed è stato veramente un piacere. Anche per nostro. Noi, sei talentuosa. Ciao Giulia. Buona giornata. Ciao. Un bocca al lupo per i progetti. Ancora musica, noi restiamo con Fabrizio e dicevo tante le domande che tu farai. No, perché se già possiamo, regia, o dobbiamo fare la parte che stiamo switchando da FM a Facebook? Certo, ovvio, Cico. Eccoci su Facebook. Tu dicevi una cosa è dire, l'altra è fare. Materialmente, quando... Intanto come funziona? Vi fanno fare dei corsi, delle prove, vi fanno dire one again, cioè come funziona? puoi togliere. Considera che lei fa la trap. Mentre siamo su Facebook, non venerdì ti anche in collegamento, no. Se l'hai fatta, sei stata bravissima. La cosa bella è anche, diciamo, è che ti buttano subito sul palcoscenico e ti mettono lì e tu ti ritrovi lì e ti danno le indicazioni e tu devi improvvisare o devi fare qualche parte, già cominci a capire un poco cosa significa recitare. Perché recitare, innanzitutto recitare e la recitazione del cinema e quella del teatro sono due cose completamente diverse. Sì. Perché quella del cinema è molto più facile, perché è più statica. Quella invece teatrale, la difficoltà è non soltanto quella del fatto che uno già è teso e deve dire la battuta, ricordarsela, ma anche dei movimenti, perché devi riempire il palcoscenico e devi parlare con la persona che è di fronte, però nello stesso tempo guardando il pubblico, ed è difficile all'inizio capire. Così come anche differenza tra improvvisazione e leggere, affidarsi al copione. Certo, sì, anche perché al cinema poi puoi ripetere anche la scena, puoi farla più volte. Là in teatro sei lì, se sbagli, buona, diciamo, prima, è la figura... La ma infatti appunto, quando dicono sì. Tu vai al teatro, io al di là del fatto che probabilmente non ho il livello culturale adeguato... Il teatro lo fai qui venerdì. No, il venerdì. Ma io vivo di ansie, io ho paura che sbagliano, che dimentichino la battuta. Per loro, ma io sto in ansia per loro. No, è questo qua, lo dimentica la battuta. La prima cosa che ti insegnano è che se uno dimentica la battuta deve proseguire, deve anche inventarsi qualcosa, ma fermarsi esatto. Mai, certo. Come dico sempre anche ai miei amici, fermarsi mai, è questa la cosa importante. È così anche al lavoro per quanto riguarda il tuo settore? Sì, l'avvocato poi alla fine quando non ha più niente da dire di concreto poi si inventa pure minchiate, diciamo così, sì, no, minchiate, se non, detto proprio. Si dice così, cosa a non. Palermo sì, prende sì. Il concetto. Tanto alla fine poi il processo, soprattutto quello civile, è tutto, diciamo, un gioco delle parti, è appunto una recitazione, una finzione, cosa, no? Perché, però la sentenza poi è vera, quando prendi bastonata il tuo cliente viene condannato. Comunque. Si recita perché si difende ovviamente il cliente, no? Si difende un cliente che spesso magari non ha proprio ragione, uno deve recitare la parte, anche se si recita più in penale, perché in penale ci sono queste ringhe dove c'è l'avvocato che parla e che fa qualcosa, in civile è più tutto per iscritto, non è un processo orale come questo. E quindi il mettersi lì, soprattutto con dei giovani, con dei ragazzi... È una cosa bella, perché all'inizio c'è stato un poco era una situazione un po' strana, però poi alla fine io e anche l'altra collega attrice, a lei la chiamo attrice, collega forse esagerato perché io non sono ancora attore. Lo possiamo dire in radio 10 secondi? Sì. Insieme a lei. Mettiamo cuffie e sì. Le ripetiamo. Ah, sì, sì. Quindi dicevo...
Ritornate, ecco qui, Glitter People, Radio In. Nella rubrica Avvocati che fanno cose, con noi Fabrizio Di Guardi, è andata appena via Giulia Galati, che entrambi fanno parte di Atom. Fabrizio come neo attore che ha debuttato, perlomeno ai miei occhi, in un corto intitolato Speed Date, è uscito evidentemente per San Valentino. Sì. Una storia con significato, nel senso che c'è uno speed date, che si sa sono questi appuntamenti veloci, si alternano al tavolo di una signora di cui si percepisce solo la voce, una signora sveglia, una signora che non si accontenta, una donna che non si accontenta, e dei ragazzini, perché penso che siano stati gli altri allievi del corso, quindi nella loro giovane ingenuità dicono cosa vogliono loro. Poi arriva Fabrizio con la sua maturità e classe e chiede alla donna: tu cosa vuoi? E chiaramente la colpisce e porta a casa il risultato. E la cosa che ci colpiva anche è il fatto di essere avvocati creativi, questa figura che si rinnova, che non è più quella polverosa immaginata nella toga dietro le carte, i codici, ma siete molto molto presenti, molto attivi. Tu sei anche un corridore. Sì, sono un corridore, a me piace molto correre, e a me piace correre perché io, siccome ho una famiglia, ho una moglie che già, diciamo, di per sé una cosa, diciamo, delicata averla, e due figli, e so che prima o poi dovrò scappare, quindi mi comincio a preparare, a tenermi in forma. Secondo me cerca scuse per stare fuori casa. Nella famosa isola sperduta di cui abbiamo parlato. Oh, però tutti alla mia isola non potete venire, se io mi devo isolare, noi possiamo fare infatti, circolo. Infatti, si possiamo assembrare, no? Comunque, a parte lo scherzo, io vi consiglio di provare a correre, perché correre, a parte le difficoltà iniziali, perché il fisico non è abituato, poi è bellissimo perché è un momento in cui uno si ritrova solo con se stesso e si guarda dentro. Io spesso, diciamo, corro per ore e ore perché non riesco proprio a trovarmi cose, quindi devo allungare il tempo, però vedete, è veramente bello. L'importante è superare il muro iniziale della fatica. Poi è che io questa cosa già la faccio in Vespa, che ritrovo me stessa e non perdo un grammo. Se la facessi correndo probabilmente sarei più asciutta. Vabbè, pazienza. Peraltro una cosa volevo dire, che volevo chiarire, dico, io corro, dico, non corro per mangiare soprattutto, pure, certo, non per dimagrire, perché io la mia attività principale è quella di mangiare, bere con amici, dopodiché vado a correre, smaltisco e riprendo tutto da capo. Insomma, alleviare i sensi di colpa. Sì. Ti capisco. Ancora musica, restiamo su Facebook. Bruno Mars, Smoking Out the Window. Ti capisco, anche perché io pure sono una buona forchetta. E tu sai cucinare? Cucini? Io sono costretto a cucinare perché mia moglie, diciamo, non è una delle cose che ama particolarmente, e quindi cucino, ma con risultati abbastanza... Ma guarda, sono tutti con tanti talenti, tutti virtuosi. A proposito di recitare, probabilmente è più facile oggi trovare uno sbocco nella recitazione, che, scherzi a parte, si diceva che gli avvocati a Palermo, c'è stato un periodo che erano tutti avvocati, è una casta molto molto numerosa. No, siamo moltissimi, il mercato è saturo. Il mercato è saturo, i clienti non pagano, e quindi per un periodo essere avvocato, soprattutto in questa città, con i processi importanti, è stato non solo uno status symbol, ma anche uno sbocco importante, una scelta oculata. Sì. Ti sta parlando una che ha fatto una scelta lavorativa veramente folle. Diciamo che non state male come i giornalisti, ma tra avvocati, architetti e giornalisti non so quale categoria professionale la passa peggio. E quindi invece oggi, con tutte queste serie televisive, insomma, sembra che il mercato, quello dello spettacolo, sia in ampia crescita. Per esempio, Sara, queste tra le ultime serie di Netflix, che è diventata la mecca di tutti quelli che hanno, per esempio io la settimana scorsa sono stata con la tosse e mi sono vista tre serie. Tra cui ce l'hai fatta una quella di Anna, Inventing Anna. Io ne volevo parlare con te. No, non ne parliamo perché io non l'ho vista. Allora te la spoilero tutta. No, tutta no, ti prego. No, non te la spoilero tutta, no. Ma ti voglio parlare di questa cosa, poi magari l'approfondiamo. Inventing Anna è una storia vera, nasce ovviamente dalla fatica di una giornalista, mai apprezzate, che è andata a ricostruire un pettegolezzo di cui si parlava a New York. Una social. Chi sono i socialite? Una volta si chiamavano parvenu, quelli che sono famosi per il solo fatto di essere conosciuti, cioè quelli che magari conoscono le persone nei giri, alle serate, agli eventi, in America, alle inaugurazioni. È americana la serie. Sì, peraltro New York è
mondanità per eccellenza. E non si capisce perché sono lì. Sono... Sì, però tu li conosci. Sì. Allora se lo saluta Tizio, allora lo saluti pure tu. Ah. Poi ti comincio a salutare, quindi tu ricambi. E dice, ma a chi appartengono? Chi sono? Più fai credere di essere qualcuno, più ti accrediti come questa persona. E questa ragazza si spacciava per un'ereditiera tedesca. In realtà era una russa, senza arte né parte, che ha provato ad aprire una casa, un club d'arte con 40 milioni di euro, di dollari di prestito. E lei è Anna, quindi. Lei è Anna. Entriamo in radio. Comunque lo vedrò. E siamo tornate, Smoking Out the Window, 11.45, sempre con Fabrizio qui in studio. Ci eravamo persi anche nelle serie, quindi tu sei anche un appassionato di serie TV. Sì, diciamo che io prima non vedevo molto TV, ma con la pandemia siamo stati tutti costretti a metterci davanti alla televisione. Durante il mese di lockdown ho visto 2-3 serie da 7 stagioni, tutte, non so in quanto tempo. Perché non so, sì. Coraggioso, quando ci sono troppe stagioni un po' me scoccia. Dipende, se poi è coinvolgente è chiaro che la divori. Io penso di aver fatto il record del mondo perché ho visto Il Trono di Spade, che credo che siano 7-8 stagioni da 12-13 puntate, credo in 5-6 giorni, record mondiale. E poi il cervello è uscito, andate a fare una passeggiata. No, ma mi sentivo io il re, mi sentivo nel Trono di Spade, veramente, anche se diciamo non finisce. Ma succede, io ormai ho una dipendenza da Big Bang Theory e io un po' mi sento vivere nel loro soggiorno, cioè io me lo sento un po' come casa, come una stanza di casa, so che non è una cosa, cioè mia sorella mi dice sempre, per te basta uno specializzando per capire che sei pazza. Esatto. No, comunque ieri è uscito su Amazon Prime Video LOL seconda stagione, non so chi di voi l'ha già seguito, io sì, le prime 4 puntate, poi le altre due credo il 3 marzo usciranno, il 3 marzo, preferisco la prima, però il cast, insomma, c'è chi commenta Virginia Raffaele che è buona forte. Sì, è brava ovviamente. Tiene banco, e poi, anche Corrado Guzzanti. Sì. E poi chi era l'altro divertente? Io ho visto soltanto commenti su Facebook, tre quarti delle cose io le guardo così, soprattutto se sono serali televisive tipo Sanremo. Cioè non mi sono mai sintonizzata, so tutto grazie ai commenti su Facebook. Sì. Piuttosto io vi volevo dire, a parte a proposito di serie televisive, io vi consiglio di vedere una serie su Prime, Amazon Prime, This Is Us, non so se l'avete vista. Vista, e anche questa è infinita. Sì, però... che è l'unica serie forse che esiste al mondo dove non c'è né sesso né violenza, ma soltanto basata sui sentimenti. Famiglia. E anche se poco fa sono sembrato l'uomo senza sentimenti, che non vuole ascoltare, però alla fine anch'io ho dei sentimenti. No, è molto profonda. This Is Us. Aspetta, Giulia lo apro per vedere se escono i sentimenti. È che sei pure un chirurgo. Sì. No, io mica poi restituisco il corpo sano, io apro. Aiuto! E allora io scappo per una pausa. Comunque sono migliorata, ti ricordi quando bruciavo persone? E allora non so se torno in diretta tra poco. Non lo so, vedremo. I consigli di Radio In. C'è bar ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e 5 i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Donnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Donnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Al centro commerciale Concadoro arrivano i Carnival Days. Sabato 26 febbraio una squadra di supereroi formata da Spider-Man, Doctor Strange, Captain America, Thanos e Octopus incontrerà grandi e piccini per divertirsi insieme. Domenica 27 febbraio spazio alla tradizione con le più belle maschere del Carnevale di Sciacca. Cosa aspetti? Dalle 10.30 alle 19.30 i Carnival Days ti aspettano al Concadoro di Palermo. Stai pensando a un...
dolcezza a casa tua tutte le volte. Ritorna dal 9 al 12 maggio al centro fieristico Giotto di Palermo Expo Cook, la più importante fiera del meridione dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 20.000 metri quadri di area espositiva, di attrezzature, arredamento food, ristorazione and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenza e servizi per la ristorazione. La nuova edizione di Expo Cook sarà ancora più grande, con oltre 200 aziende espositrici, 100 cooking show con i grandi chef nazionali ed internazionali ed ospiti provenienti da tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio non prendere impegni per non perderti l'evento più cook dell'anno. Tutte le info su expocook.org. Radio In, media partner, seguirà l'evento in diretta. Vi aspettiamo. Siamo tornati su Facebook per 4 minuti e poi sarà anche il nostro ultimo intervento con Fabrizio, poi parleremo di moda. Poi parliamo di moda, la moda che cresce. Ci sono questi settori della creatività che stanno crescendo di più. Sarà il tramonto del posto fisso, sarà il tramonto dei lavori tradizionali, delle economie basate. Il tramonto. Quindi anche la creatività è considerata da mettere a frutto per un futuro professionale. E parlavamo infatti di come stanno crescendo anche a livello di accademie i settori del teatro, dello spettacolo. Ora magari Fabrizio, l'avvocato, continuerà a farlo, però anche si prende seriamente come lavoro per la vita questo delle serie TV, della recitazione. Ma tra voi avvocati come siete? Dammi un termometro della categoria. Ma c'è un po' di rivalità, di concorrenza. Facciamo tutti finta di essere, diciamo, amici, colleghi, però secondo me tra di noi il clima non è serenissimo, ma non perché siamo noi cattivi, ma perché ormai la situazione non è buona, siamo troppi e quindi ovviamente la concorrenza si fa sentire. In realtà, appunto, in tutti i settori pian piano, perché sicuramente nel vostro di più, però ci sono anche tanti giornalisti, no? Sì, i giornalisti, concorrenza tra i giornalisti, quando esistevano le redazioni per l'assunzione, forse, eccetera. Tra i giornalisti non c'è molta coesione, cioè ci sono dei gruppetti ma non organizzati. Voi avete forse forme di associazione più sviluppate, che ci sono categorie, vi confrontate, al di là di quello che è un po' più leggero, come queste gare dove non sei l'unico dei tuoi colleghi a partecipare. No, qualcuno c'è, che partecipa. Attività. Ai tempi anche il pizzaiolo che mi hai nominato prima tu, quel tale Marco Castagnetta, che se non ricordo male si chiama così, correva pure lui. Marco mi ha assistito in uno dei primi incidenti con la moto. No, vabbè. E poi come fine perso, sei dovuto pagare le spese. No, ma pure i soldi. Ho capito. Ancora non panificava. No, ancora non panificava, tesoro. E non correva. Chi è più bravo a correre, tu o Marco? Io, indubbiamente sono io. Non ti seccare, Marco, ti aspetto. Ti sfido ufficialmente qui alla radio, quando vuoi. Sfida, Marco, facci sapere. La mia piccola Sara si mette lì col fazzolettino e fa via! Ovvio, solo questo posso fare. Chi corre? Sì, sì. Però ti volevo dire un attimo, Milvia, a proposito degli avvocati, che anche il mondo dello spettacolo, non pensare che c'è una grande concorrenza e là forse sono messi peggio pure degli avvocati e dei giornalisti, perché io conosco molti attori pure di spessore bravi che però hanno problemi, perché ormai, diciamo, col diffondersi di queste serie si è abbassato anche il livello qualitativo, e quindi quando si abbassa il livello qualitativo è più difficile emergere, perché è bravo, perché, diciamo, c'è più concorrenza, perché ti devono pagare di più. Sì, appunto dico, ovunque, diciamo, la situazione è critica, però dico, non ci pensiamo, siamo qui alla radio, pensiamo esatto, alle cose belle, alle cose belle. Infatti questo progetto, come anche quello dopo di cui parleremo, fanno c'è da dire che quando fai un lavoro che ti piace, tutto sommato già è appagante di per sé. Sì, certo, ed è cresciuto anche questo, anche per i ragazzi, perché poi dici, nella musica, a parte le realtà che conosciamo tutti, ci sono poche possibilità, ma adesso per quanto riguarda il teatro, per quanto riguarda la moda,
ci stiamo. E poi, come diceva Giulia, c'è anche la possibilità di autoprodursi, cioè di farsi notare grazie ai social. Sì, sì. Del resto, sì, io ti ho beccato. Anzi, mi devi dare i commenti dei nostri amici, dei tuoi amici a questo video. Vabbè, i commenti molti sono stati positivi perché i miei amici mi vogliono bene, giustamente sono ci sono stati pure commenti negativi che io ho apprezzato perché la critica quando è costruttiva è sempre ben accetta. Ah, quindi non due dita negli occhi? Sì, in privato alcuni me l'hanno mandato. No, io quando uno fa la critica io sempre reagisco così. No, la critica quando è giusta serve per migliorarsi. E io sono uno che ama essere criticato e critica l'amico quando è giusto. Perché l'amico che ti dice sempre sì e che ti dice va bene ti non deve è un dire amico. Le cose vere, sì, assolutamente, sì. Essere diretto. Perché altrimenti che amico sei? Non parliamo di amicizia. Ultimo intervento, cuffie? Sì. I Got a Feeling, The Black Eyed Peas, 11:56, bella prima parentesi. Parte di Glitter People, come ogni venerdì il nostro salotto che brilla, passata in compagnia dell'amico avvocato Fabrizio Dioguardi, nella sua esperienza, così abbiamo un po' raccontato questa esperienza di Atom Theatre Academy, che è un'accademia palermitana in crescita come molte realtà locali che permettono di approfondire una passione a qualsiasi età, con qualsiasi background, perché Fabrizio eternamente giovane, però quasi cinquantenne può essere. No, purtroppo 52. Siamo messi male. Ha debuttato alla sua età come attore in questa Piscarina che abbiamo visto sui social. Peraltro con anche una logica, nel senso che oggi è difficile trovare qualcosa fino a se stessa. Cioè vedo tanta poesia, tanto significato anche sui social. Ad esempio questa foto che sta girando di marito e moglie nel lettone, ognuno dei due col proprio passaporto, uno russo e ucraino, il bambino al centro, il dito medio alzato. Quanta arte e quanto studio c'è dietro un'immagine che probabilmente è spontanea e naturale, io non lo so, però potrebbe essere uscita pure da una camera da letto. E poi vabbè, ci sono tante caricature, tante gif, ci vedi di tutto sui social, però questo per collegarci anche alla creatività, il fatto di autoprodursi, il fatto delle possibilità che Giulia e Fabrizio coinvolto appunto ha ricordato con i progetti di Atom e tante altre realtà che a Palermo fanno la differenza, quindi... Sì, forse è la creatività che ci salverà dallo stress, dalla monotonia. Ma infatti in questo video, guarda, è da apprezzare, a parte diciamo gli attori, a parte me, i ragazzi che sono stati bravissimi, proprio l'idea stessa che ha avuto Giulia e il messaggio che manda, perché manda un messaggio bellissimo proprio il giorno di San Valentino, dico, non è questa. Sai cos'è? Con i social ha potuto avere pubblico, perché magari fino a qualche decennio fa una operazione così di nicchia, peraltro accademica, didattica, restava dentro fine un cassetto, stessa, probabilmente, sì, appunto. O ai parenti se facevano un saggio di fine anno. Adesso con i social anche la creatività nata da poco ha la possibilità di essere vista. No, a me è piaciuto perché il contesto e si vede perché è professionale, ci sono le luci, le inquadrature, la location. Peraltro abbiamo già visto le foto, il nostro regista le ha mandate in onda, un backstage importante. Quante persone più o meno ruotano attorno a un progetto del genere? Intorno a un progetto del genere, a parte gli attori, c'erano almeno un 10-12 operatori tra cameraman, addetti al suono, c'era un po' di movimento sul set. Infatti è servita anche come prima esperienza per capire cosa succede realmente nei set cinematografici. La cosa che ti ha dato più il primo pensiero che ti ha attraversato la mente, non so, magari tirare la pancia o sistemare le smorfie del viso. Sicuramente non il trucco. No. Ma il trucco sì, si devono truccare. No? Ti hanno truccato? No, il trucco no. La fortuna. Invece dobbiamo stare dietro, è tutto. No, le espressioni del viso, la gestualità, questo è importante, perché poi... No, proprio come tuo pensiero, come tuo cruccio, qual è stato prima di iniziare a parlare? Speriamo che... Speriamo di parlare, di dire la battuta che devo dire in maniera più naturale possibile, cosa che poi purtroppo non è accaduta a mio modo di vedere, perché appunto come dicevamo prima con Sara, quando uno si rivede, dico, a prescindere quello che ho fatto, dico, si rivede sempre malissimo. Era questa la mia paura. Si riascolta. Sì. Sai che cosa rivedo io sempre delle nostre trasmissioni? L'attacco. Però questo momento forse romantico. Fabrizio, dobbiamo salutarci. Il tempo è volato.
ragazze, sono le 12. No, aspetta, progetti vuoi continuare, immagino? Sì. Hai già stai studiando già per qualcos'altro? Sì, no, per ora stiamo studiando per realizzare dei self tape, dei provini, perché ormai non esistono più i provini dal vivo, si mandano i cosiddetti self tape ai produttori, ai casting, si autoprodotti, e ci stanno appunto dando gli input per capire come si fanno e provarli in vista di eventuali situazioni progetti, future che si possono... Certo. Allora ti auguro intanto un ottimo self tape e prossimamente un reel con dopo, tutte le dopo tue speed migliori date, performance. Il self tape e il reel. Se dovessi vincere un Oscar sarò vostro ospite, verrò qui. Devi portare dividiamo, l'Oscar. Dobbiamo proprio tagliarlo a metà. Ma che hai scambiato per una torta di pasta no, di pane? Per un Oscaretto l'hai scambiato. Grazie per essere stato con noi, buona giornata, ci sentiamo presto. E così finisce la prima ora di Glitter People, ma tra poco inizia la seconda, insieme fino alle 13. Le news di Radio In. Bentrovati dalla redazione. Informativa del premier Mario Draghi sulla situazione in Ucraina. Zelensky ha affermato la determinazione a resistere e a rompere qualsiasi contatto con la Russia, il cui obiettivo è demilitarizzare totalmente l'Ucraina. Draghi, che ha riconosciuto anche il coinvolgimento della Bielorussia nell'invasione, ha parlato dell'ultimo drammatico colloquio con il presidente Zelensky, che secondo diverse fonti, insieme alla sua famiglia, è il prossimo obiettivo di Putin. È stato un momento veramente drammatico, quello della connessione con il presidente Zelensky. È nascosto in qualche parte di Kiev, ha detto che lui non ha più tempo, che l'Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo delle forze di invasione russa. Stamattina mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9:30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il presidente Zelensky non era più disponibile. Poi il premier ha illustrato i numeri dell'impegno italiano nell'area della NATO, quindi un passaggio sulle sanzioni adottate dal Consiglio europeo e programmate in un secondo pacchetto. La preoccupazione di Draghi è legata soprattutto agli inevitabili impatti sull'economia italiana, derivanti dall'estremo fabbisogno di import, in particolare proprio dalla Russia. Sentiamo. Le vicende di questi giorni dimostrano l'imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni. Nel frattempo, in una nota di Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, si legge che l'Ucraina è pronta a negoziare uno status neutrale con la Russia, ma deve anche ricevere garanzie di sicurezza. Da Mosca però il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito una menzogna la volontà di mediare di Zelensky e ha confermato la volontà russa di demilitarizzare e di denazificare l'Ucraina e di impedire qualsiasi collaborazione con la NATO. Cambiamo argomento. Due dirigenti di Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, risultano indagati nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza su un giro di fatture false e corruzione tra privati. A finire nel mirino delle fiamme gialle, come riporta il Gazzettino, sono il direttore generale del parco, Danilo Santi, e il direttore tecnico, Francesco Alessandro Giannotta. Economia. Secondo l'Istat, a febbraio si stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori al 112,4, mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 105,3 a 108,2 grazie a segnali positivi nel comparto dei servizi e delle costruzioni. E per il momento è tutto, a più tardi. Dopo la pubblicità perché sono 4 minuti dopo le 12 e noi siamo tornate. E lei vuole, cosa vuoi fare oggi? Parlare di me? Sì. Perché parlo di là? Perché lì è la telecamera. Comunque io non siamo così gialle come vedete, le luci sono terribili, anzi ritorno con i miei occhiali, anche perché tra poco parliamo di fashion gialle and luxury fashion. Ma non abbiamo neanche mandato il link della trasmissione con Pietro Virgadamo, il prossimo ospite, dicevo. Lui è già pronto oppure aspettiamo dopo la pubblicità? È pronto. Però prima io ti faccio salire su un'auto,
ti faccio salire su un'auto. Ma chi guidi tu? Guido io, quindi fai finta che guido bene e ti piaccia, che fai finta che ti piace il giro. Per un piedino che ti ho quasi rotto, hai rotto le scatole come una disperata e io devo fare almeno finta in macchina che... sei seduta comoda e non c'è lo smog tra i capelli. Quanto sei, guarda, io? Principessa. Guardate l'ultima foto profilo di Milvia Verna e soprattutto il copy, la descrizione poetica che ha fatto. Non avete idea, era un sedere ipnotico. C'era una specie di soppalco, peraltro fasciato in una ecopelle, pelle finta, Bordeaux. Meglio bene sottolinearli questi tempi. Ed era veramente, veramente ipnotico. Ma poi, peraltro, il curtiglio va fatto con serietà, non è che lo possiamo fare così all'acqua di rose. Il curtiglio è una cosa seria, no? Non è che si può fare all'acqua di rose. Bella questa Lost in the Weekend, Ricky, sei stato tu? Riccardo Zerbi regia, ottima scelta. Il link da condividere lo sto mandando adesso, ma vedo meglio... cibo gourmet, guarda. Meglio tardi che mai... Ma Milano, amore, ma perché mette l'inchiostro nel piatto? Non è inchiostro, sì, è la birra, la bic. Comunque l'altra volta è stato il 22 febbraio 2022 e alle 22.22 c'è chi ha espresso un desiderio. Cioè? Perché tutto 22, palindromo, sì. E capita una volta ogni... È una delle cose che mi sono persa assieme alla guerra nella mia distrazione dell'ultima settimana. In realtà purtroppo la guerra non si è fermata in alcuni stati, quindi ci sorprende questa situazione perché è molto delicata ovviamente, però purtroppo dalle altre parti del mondo ci sono sempre state, non si sono mai fermate, anche se comunque fa rabbia, cioè non è normale assolutamente. Da, volendo dare un parere così, diciamo, fondato come quello del curtiglio fatto davanti alle scuole dalle Sprite Housewife, e io penso che, non lo so, che forse Putin a una certa qualcuno dico, lo dovrebbe fermare. Dico anche 70 anni che non dimostra, però... Ma perché è tutto palestrato, non ho capito. Sì, sì, ho letto che comunque è una questione di ideologie politiche del 1900, forse anche meno, di mentalità e di dittatura ovviamente, ingiustificabile però. Capire che cosa c'è dietro, dietro le guerre di genere ci sono interessi economici, ma capire anche, che cosa c'è dietro. No, anche no, le sfide personali, perché tu dici io vado via dall'incarico avendo raggiunto quell'obiettivo, perché comunque purtroppo c'è sempre questo egoismo e poi la voglia di potere praticamente. Comunque io già penso che la bolletta dell'Enel era carissima. No, non che ci scherziamo, siamo ci nei guai, che siamo nei guai. Parliamo di cose glitter. Questa Anna Inventing Anna per me era la le parliamo la... ora? Sì, torniamo per me in radio, era la puntata glitter, un argomento glitter. No, ma adesso abbiamo l'intervista con intanto corso. Entriamo in radio, se in caso dopo il brano ci raggiunge foto onda e tu sali in macchina con me. Lost in the Weekend, Cesare Cremonini, must soprattutto adesso, proprio oggi che è venerdì 25 febbraio 2022, 7 minuti dopo le 12, siamo ritornate. Sara Priolo e Milvia Verna, com'è questo giro? Com'è stato? Questa prima parte di Glitter People è stata glitter perché abbiamo degli avvocati che sono sempre più una categoria che ci piace, ci sorprende, sono creativi, si allontanano dalla figura storica dell'avvocato e ci fanno brillare in altri settori. E questo giro in auto ti è piaciuto? No, perché aspetta, mi riferivo... fatto un giro in auto io sì, certo, la nuova Honda HR-V. Avvisami. La vedi, guardala. Ah, ma bella. Neanche ti sei accorta che è così bella. Sei entrata per truccarti. Sono distratta. Questo weekend, quindi domani sabato 26 e domenica 27, tutti a scoprire la nuova Honda HR-V da Honda Veg Motors in Viale Michelangelo 102 a Palermo. E tra poco parleremo... E tu andrai? Io andrò domani, infatti mi collegherò con la radio e racconterò insomma, questa bellissima struttura, ovvero la Io ti ci Honda. Vedo in un'auto importante. Però un'auto tu importante. Sei la classica che al semaforo si mette lì con le luci soffuse, parla al telefono, magari in viva voce, si trucca, mentre noi disgraziate in motorino siamo cappelli, sciarpe, tutte. Troppo smog, in effetti, quindi almeno siamo... Quanto sei principessa, Sara Priolo. E a proposito di principesse, ma soprattutto di moda, tra poco parleremo con chi? Saremo in collegamento con chi? E torniamo a settori creativi.
figli che diventano sempre di più un motivo di professione, di lavoro, di specializzazione. Avremo in collegamento il condirettore del Master in Fashion and Luxury Management alla LUMSA, che è la Libera Università di Maria ed è un'università privata prestigiosa, Pietro Virgadamo. Ringrazio il collega Antonio Giordano per avermi inviato questa notizia, per avermi segnalato questa iniziativa che coinvolge anche delle realtà importanti della moda palermitane. C'è Patrizia Di Dio con la sua Via in Rose, che ha fatto parte del progetto, ma anche un amico di Glitter, Mauro Crimi, con la sua storica che salutiamo sartoria. Assolutamente. E appunto tra poco con il nostro ospite in collegamento, giusto il tempo di una brevissima pausa. Sì. I consigli di Radio In. Stai pensando? Gelato, la dolcezza a casa tua, tutte le volte che vorrai. Dati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui, l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. Cos'è l'energia? Elettricità? Potenza? O anche ridere, amare e sognare? Nuovo Honda HR-V, il SUV compatto che si ricarica in automatico mentre guidi, grazie alla tecnologia Full Hybrid. Tutta l'energia di cui hai bisogno, in ogni momento. Nuovo Honda HR-V Full Hybrid, powered by All Energies. Vieni a scoprirlo sabato 26 e domenica 27 da WEG Motors, in Viale Michelangelo 102, altezza rotonda di Viale Regione Siciliana. E-Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E-Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E-Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Per un evento ricco di colori, di bellezza, di novità, c'è Piro Fantasy Party e Balloons. Da Piro Fantasy troverai un'infinità di addobbi e regali tra cui scegliere perché la tua festa abbia successo. Piro Fantasy Party e Balloons è a Palermo in via Giuseppe Pitre 169A e nel sito leopirofantasy.it. Radio In. La voce della tua città. Siamo tornati in diretta all'interno della nostra diretta Facebook e poi tra poco anche su 102 con Pietro Virgadamo. E al Via in Sicilia il primo Master di Fashion Luxury Management a proporlo è la sede di Palermo della LUMSA in partnership con IESED, Istituto Europeo Studi Economici e Direzionali, con il patrocinio di Sici Industria Palermo e con Commercio e Federmoda Palermo. Cosa ci è piaciuto di questa iniziativa? Intanto, quando si parla di moda, per noi è sempre glitter, è sempre un piacere farne parte, e soprattutto quando dà la possibilità dei creativi siciliani di formarsi da noi senza quindi dover prendere un aereo, per dare quel tocco in più alla propria preparazione ed esportarla. Un progetto che ha delle credenziali importanti, perché è fatto da un'università privata che ha sempre di più acquisito prestigio e con partner. Ma abbiamo con noi il professore, che è anche il condirettore del corso, Pietro Virgadamo. Vediamo se ci facciamo una prova audio all'interno della diretta, dato che io quando vedo giovani faccio sempre un complimento, lo sottolineo. Poi mi hanno detto, dopo aver presentato un evento con degli americani, che per loro dire giovane non è un complimento, quindi non l'avrei dovuto sottolineare che uno degli ospiti era giovane. E quindi, professore, non sottolineerò il fatto che sei un ragazzo, che è piacevole comunque vedere persone che si in fanno gamba, avanti in gamba, sì. E che si tengono pure giovani, diciamolo. Grazie ragazze, salve a tutti, prendo il complimento a piene mani, ancor meglio che professore, anche perché
come molti ci hanno insegnato, i titoli nella vita possono arrivare, ma l'essere giovane teniamocelo stretto, sia nelle parvenze e soprattutto nel cuore. Io ringrazio innanzitutto a nome dell'Ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, della LUMSA, per questa bella occasione che Radio In ci sta dando all'interno di questo format così fortunato e devo dire quasi uno sposalizio con l'idea del nostro master, appunto Glitter. Sul quale, con il vostro permesso, vorrei anche dire una parola introduttiva. Il nostro master nasce sostanzialmente da un sogno che è caratterizzato da alcune parole. La prima è bellezza, una parola italiana, eminentemente italiana, ma non di meno siciliana. La seconda è sicilianità organizzata con internazionalità. La terza è lavoro. E poi la quarta la vorrei dire per ultima, senza dimenticarmene, perché in qualche modo è un po' un portato delle prime. La nostra offerta formativa nasce all'interno della Master School LUMSA, quindi un'offerta post laurea, ma anche su questo dirò una E parola. la Non ripetiamo solo. entriamo in radio. In FM, così ci ascoltano anche quelli che ci sentono dalla macchina. Sì. Jovanotti, la primavera, 12:15, siamo con il nostro ospite Pietro Virgadamo. Stavamo parlando del master, un master finalmente è un corso di studi avanzato nella moda. Moda che in Sicilia comunque è sinonimo di Made in Italy, perché sempre più spesso il Made in Italy, soprattutto quando parliamo di grosse realtà, è subappaltato nei paesi dell'est, se non addirittura in Cina. Mentre quando una produzione è siciliana, è davvero siciliana, per cui non poteva essere scelta una capitale del Mediterraneo, diciamo come Palermo, per ospitarla. Quali sono state le mosse che vi hanno spinto a concretizzare quello che chiamavi sogno? Innanzitutto il contatto con il tessuto imprenditoriale locale, che mostra una quasi insospettata vitalità all'interno di questo settore. Dico quasi insospettata perché siamo ben abituati a parlare in Sicilia di eccellenze, per esempio enogastronomiche, anche quelle ce le teniamo strette, piuttosto che di beni culturali, di arte e turismo. Ma forse qualche volta dimentichiamo che la Sicilia è stata innanzitutto patria natale di grandissimi stilisti di fama mondiale, che non tocca a me in questa sede ricordare, ma soprattutto che si organizza anche all'interno di piccole e medie imprese che lavorano all'interno di tutta la filiera della moda. Il distretto della moda siciliana, con il quale siamo ampiamente convenzionati, racchiude decine e decine di imprese di vario taglio, di vario settore e anche di varia caratura, che hanno tutte una caratteristica: il credere nel fatto che la Sicilia, all'interno di quest'ambito, non solo del commercio, della produzione, ma anche del marketing, abbia tanto da dire e finora abbia detto solo una parte delle parole che è in bocca. E quindi cosa si è pensato di fare? Un connubio tra la conoscenza, che è normalmente chiamata ad essere vissuta all'interno dell'accademia, dell'università e quindi del mondo della formazione, e il mondo della professione. In un settore, in un territorio come il nostro, che di questa professionalizzazione delle attività ha particolare bisogno perché possa sempre più fiorire, come credo negli ultimi anni sta facendo. È una bella iniziativa, un bel progetto. Tra l'altro, il primo master di Fashion and Luxury Management. Volevo ricordare appunto l'obiettivo: si diventa manager della moda, del lusso. Sì, assolutamente. L'idea è proprio quella di formare dei manager che possano gestire questo tipo di realtà partendo dalla singola realtà. Noi abbiamo contatti e convenzioni con realtà imprenditoriali ampie, anche di livello internazionale, le quali hanno delle dinamiche gestorie di un certo tipo, ma abbiamo anche dei contatti con delle realtà, per esempio, di taglio, potremmo dire, più locale, ma anche di respiro internazionale. Mi è piaciuto apprendere che, per esempio, il nostro fiore all'occhiello, avete voluto sottolineare la presenza di Sartoria Crimi, è soltanto uno dei tanti esempi che potremmo fare, però è un esempio che secondo me ben rende l'idea del nostro spirito. Anche le realtà che iniziano con una conduzione familiare e si vantano della loro sicilianità
possono esplodere nel loro piccolo a livello internazionale, come Mauro Crini e prima ancora di lui chi lo ha preceduto ha saputo fare, portando lo stile veramente siciliano in giro per il mondo, fino al Giappone. Sì, sì, Mauro e Carmelo Crimi, anzi Carmelo prima il papà e poi Mauro, sì, sono un'eccellenza. Io ti parlo dal 2012 fino all'inizio del Covid, purtroppo ho curato una rubrica moda sul Giornale di Sicilia che mi ha permesso di esplorare i talenti siciliani, perché essendo una rubrica siciliana ho chiesto che non fosse uno scimmiottamento ai magazine milanesi, quelli che vivono le passerelle, e quindi mi sono dedicata ai nostri talenti, e ti dico che l'attività è veramente fervente, cioè è un tessuto molto vivo, perché in questo settore la creatività e il talento possono fare la differenza. Non possono essere competitivi nel prezzo e nella quantità, ma nell'ingegno sì. E soprattutto in un settore, quello della moda, che deve essere in continuo aggiornamento, studio, è importante soprattutto per i giovani. Abbiamo la musica, Daddy, con Pensa a te. Eccoci qui su Facebook, sentiamo dei rumori che però, se possiamo sistemare, è meglio anche per chi ci sente. Pietro, forse se togli l'audio della diretta e lasci soltanto quello di Skype. Quindi dovrei togliere l'audio della diretta? Sì, sei aperto su Facebook. Perché sono un po' principiante in questa cosa, quindi non vorrei sbagliare. Lasciare soltanto il collegamento Skype. Ci stai seguendo su Facebook? No, io in questo momento sono esclusivamente su Skype. Ah, ok. Vabbè. Sentivamo le nostre voci, pensavamo fosse appunto il video che è in diretta sulla nostra pagina Facebook, che tra l'altro dovrai condividere. Se avete... Certo, avete condiviso anche l'account di Lumsa, penso, no? Sì, assolutamente. Poi comunque rimaniamo in contatto per tutto, ragazze, siete veramente bravissime. Grazie. Vi servivo in qualche modo, ma è davvero un piacere poter partecipare alla trasmissione. Salutiamo Antonio, il collega che è anti-social, anti-Facebook, però bravissimo. E tra l'altro lui è un esperto di economia. E ti chiedevo, a proposito, chi può accedere a questo master e qual è la particolarità? Cioè anche chi ha frequentato le scuole di moda che non sono parificate alle università triennali, però possono accedere e avere un titolo? Sì, noi abbiamo voluto aprire con una figura parallela al master di primo livello, che è quello di cui stiamo parlando, che potrebbe ben presto diventare anche di secondo livello, ma si parte sempre con questo tipo di offerta formativa, in qualche modo accostando il cosiddetto Executive Master, che sarebbe un'ulteriore offerta riservata in parallelo a coloro i quali non hanno un titolo di laurea. È molto importante all'interno di questo settore poter garantire una formazione di alta specializzazione anche a queste persone spesso appassionate, spesso anche con un primo background di competenze formatosi sul campo, ma che non hanno avuto modo, non hanno voluto accedere ai corsi di laurea. Altrimenti un'ampia fetta dell'utenza, che spesso e volentieri, se mi si perdona l'espressione, anche quella che più si sporca le mani nel senso buono all'interno di questo settore, potrebbe rimanere fuori. Viceversa, è possibile all'annuncia, accedendo al nostro master, anche per loro conseguire il titolo, che ovviamente sarebbe un titolo di executive master, il che significa senza attribuzione. Siamo tornate 12:23 e stiamo parlando di questo master della moda, del fashion di lusso. Edito da LUMSA, Libera Università di Maria. Parlaci anche di questa realtà, perché è una realtà nazionale che ha messo radici a Palermo in modo importante. Esatto, quindi questa partnership proprio per questo progetto è fondamentale. Sì, grazie ragazze per avere anche un po' evidenziato questo dato di partenza. Noi siamo la Libera Università Maria Santissima Assunta, con sede a Roma, fondata negli anni 30, peraltro è un nostro fiore all'occhiello, e parlando di moda e di bellezza non possiamo che evidenziarlo, il fatto che detenga un primato, per noi bello devo dire, quello di essere stata l'unica e la prima università italiana ad essere fondata da una donna. Da una donna, peraltro
all'interno di un periodo storico, quello del ventennio, in cui ovviamente non era certo facile e anzi forse è stato eroico per la nostra fondatrice Luigia Tincani poter dare luogo a questo tipo di attività formativa, in un contesto peraltro di monopolio statale in una certa misura da parte per quanto riguarda l'ambito dell'istruzione. La bellezza rimane il fatto che l'UNSA si è diramata in Italia in diverse sedi e ormai da più di 20 anni ha sede anche a Palermo, con i corsi di laurea in giurisprudenza, economia e commercio molto legati all'offerta formativa del master e anche scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione. Più, e vado a noi, una vasta offerta di master school, tra cui all'interno della quale si inserisce il fashion management, che è proprio quello che ci riguarda. Se posso aggiungo solo un dato che in qualche modo è personale da questo punto di vista. Io ho studiato alla LUNSA da quando avevo 18 anni e ho fatto tutta la mia carriera all'interno dell'università, pur viaggiando tanto e facendo esperienze altrove, e qui oggi insegno. Per me pensare ad un master del genere significa in qualche modo restituire un debito, cioè dire pensare di poter garantire o offrire quello che per me è diventato un sogno reale, quindi è diventato realtà, cioè fare quello che amo e farlo nella mia terra. Allora un master del genere probabilmente può aiutare i nostri giovani appassionati a fare quello che desiderano, a farlo dove lo desiderano e soprattutto a rimanere orgogliosamente radicati in una terra che può dare tanto anche a chi ci ammira da fuori. Esattamente, quindi attraverso l'esperienza del tirocinio nelle scuole, nelle aziende, volevo dire, hanno possibilità di entrare in un'ottica di relazione con il territorio, con la nostra isola, e quindi comunque anche di impegnarsi, di essere creativi, perché la moda richiede questo ormai, e non solo. Sì. Sì, sostanzialmente la parola chiave a questo punto è filiera, cioè dire inserirsi all'interno della filiera della moda, che parte dalla creazione del prodotto ma continua con le attività distributive, pubblicitarie, di marketing, per poi finire con la protezione del consumatore finale, che va molto sottolineata ed è una delle anime del nostro master, cioè dire avere al centro la persona. Questo è un po' il motivo latente, diremmo immaginifico, della LUNSA, e in questo caso avere al centro la persona che deve godere di questa bellezza. Cosa significa in concreto, perché tutte queste non siano solo vuote parole? Per esempio l'attenzione ad una produzione sostenibile all'interno della moda, sostenibilità ambientale che noi non dobbiamo immaginare soltanto nelle acque del Mare Nostrum piuttosto che nella produzione metallurgica, ma anche nel settore della moda. Per esempio tutta la filiera del tessile oggi è interessata fortemente dall'impatto delle tematiche ambientali e della sostenibilità, alle quali appositi moduli formativi e applicativi sono dedicati all'interno del nostro master. Ricordiamo che il corso inizierà a marzo. Sì, il corso inizierà a marzo, siamo in scadenza, quindi ci sono gli ultimi giorni per poter aderire appunto al nostro master. Si prevede una piccolissima proroga per eventuali impenitenti che dovessero pensarci all'ultima ora, ma veramente di pochi giorni, quindi chi fosse interessato è davvero invitato a farlo adesso, anche perché è un lavoro che ormai si protrae, diremmo, da anni e che quindi adesso è arrivato il momento di raccoglierne i frutti. Benissimo. Allora ricordiamo gli indirizzi a cui iscrivervi, a cui trovarvi. Sì, allora si può scrivere innanzitutto al direttore, cioè il sottoscritto, p.virgadamo@lunsa.it, P come Pietro, il mio nome. Si può anche scrivere prendendo contatti con Carmen Monterosso, la quale fa parte coordina la segreteria amministrativa del master e che appartiene all'ente partner con il quale ormai da anni è in essere una collaborazione importante, IESED, l'Istituto Europeo di Studi Economici e Direzionali. Carmen Monterosso, che ha appunto un suo indirizzo personale che poi posso anche comunicare, comunque c.monterosso@iesed.it. Peraltro, per chi dovesse averne voglia, ne
necessità, desiderio, qualunque fosse la parola giusta, può anche contattarmi telefonicamente, posto che il mio numero di telefono è ampiamente nelle disponibilità di chiunque, trovandosi all'interno del mio profilo LUMSA, riscontrabile su internet. Grazie mille Pietro Virgadamo per essere stato con noi, per questa parentesi, ma per questa possibilità per i più giovani e non solo. A presto. Grazie davvero. Condivideteci. E un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori da parte di LUMSA. Grazie. Grazie, buona giornata. Torniamo tra poco. I consigli di Radio In. Cos'è l'energia? Elettricità, potenza o anche ridere, amare e sognare? Nuovo Honda HR-V, il SUV compatto che si ricarica in automatico mentre guidi, grazie alla tecnologia Full Hybrid. Tutta l'energia di cui hai bisogno, in ogni momento. Nuovo Honda HR-V Full Hybrid, powered by All Energies. Vieni a scoprirlo sabato 26 e domenica 27 da WEG Motors, in Viale Michelangelo 102, altezza rotonda di Viale Regione Siciliana. In fondo è una passeggiata, ma ne vale proprio la pena. Sono d'accordo. Con Chalà e ristoranti pizzeria non puoi sbagliare, specialmente se ami cenare a base di pesce e frutti di mare. Chalà, ideale per i vostri banchetti, vi aspetta anche per un aperitivo dalle 19 alle 21 all'uscita dello svincolo autostradale A19 per Terrasini. Per saperne di più, chalai.org. Vi assicuro che sarà una gustosa sorpresa. Ritorna dal 9 al 12 maggio al centro fieristico Giotto di Palermo Expo Cook, la più importante fiera del meridione dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 20.000 metri quadri di area espositiva, di attrezzature, arredamento food, ristorazione and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenza e servizi per la ristorazione. La nuova edizione di Expo Cook sarà ancora più grande, con oltre 200 aziende espositrici, 100 cooking show con i grandi chef nazionali ed internazionali ed ospiti provenienti da tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio non prendere impegni per non perderti l'evento più cook dell'anno. Tutte le info su expocook.org. Radio In, media partner, seguirà l'evento in diretta. Vi aspettiamo! E adesso prendetevi il lusso di farli belli, perché gli infissi al System non solo vi costano la metà, ma sono anche sinonimo di bellezza, efficienza, risparmio energetico e design ricercato. Oggi non hai più scuse. Prenditi il lusso di scegliere il meglio con lo sconto del 50%. Per saperne di più vai sul sito alsystemsicilia.it e contatta il rivenditore più vicino. Affittare un immobile. Affidati al gruppo Tecnocasa, la più grande rete immobiliare in Europa. A Palermo e provincia con oltre 80 agenzie. Tecnocasa, Tecnorete e Chiron, per un mutuo, un finanziamento o una polizza assicurativa, potranno affiancarti con i loro consulenti immobiliari e creditizi, offrendoti tutta l'esperienza trentennale del gruppo. Gruppo Tecnocasa, la tranquillità di fare centro. Radio In. La voce della tua città. Eccoci su Facebook, ecco Renzo Conti che ci ha raggiunto in studio. Ciao Renzo, come stai? Ciao, ciao a tutti e a tutte. E a tutte, ritornato per presentare il suo ultimo lavoro. Parliamo di libri, parliamo del suo libro. Noi ti aspettiamo da quando lo dovevi presentare alla Feltrinelli. Esatto, sì. È stato sì, inizio, sì. Inizio mese. Ma ti sì. In realtà è stata fatta già una prima presentazione alla, chiamiamola istituzionale, alla Biblioteca Comunale di Palermo. Uh-huh. In presenza anche della famiglia Di Matteo, perché questo libro è dedicato a Giuseppe Di Matteo. E poi abbiamo fatto una seconda presentazione alla Feltrinelli. Cuncuma. Sì, cosa significa? Si pronuncia così, sì. Cosa significa? Ok, è un nome che io in realtà non conoscevo come termine. Conoscevo il ristorante della Cuncuma, si chiama A Cuncuma, che si trova dietro la cattedrale. Comunque è un giardino a Palermo.
si narra che un tempo in questo posto si riuniva la curcuma. Infatti, no, ma proviene dalla parola curcuma. Ah, ecco. Serviva per curare delle malattie, quindi poi è stata tradotta in curcuma. Si narra che un tempo in questo giardino si riunivano i Beati Paoli. C'è un proverbio palermitano che, quando si suole indicare la singolarità di un qualcosa, si dice essere della curcuma. In realtà nel mio libro Curcuma sono un gruppo di anime che accompagneranno il protagonista, già morto nel precedente, perché questo è il sequel del precedente libro, Il volto delle streghe, e quindi il protagonista muore nella vecchia storia, quindi incontra queste anime che lo accompagneranno fino ad un fare un... Il protagonista è sempre Giuseppe Di Matteo? No, il libro è dedicato a Giuseppe Di Matteo. Sì. Sì, no, il protagonista è un personaggio comunque che nasce nel precedente libro, nel 55, quindi muore poi nell'88 quando muore il sindaco Insalaco, perché il precedente è stato dedicato al sindaco Insalaco. Apro parentesi, grazie al precedente libro Il nuovo canile di Palermo, che è un rifugio sanitario, è stato dedicato proprio ad Insalaco, perché nell'84, in quei 100 giorni di ordinanza, perché sono sindaco per 100 giorni, poi ucciso dalla mafia nell'88, lui ha messo un'ordinanza per cui i cani... Necessario. Sì, no, il canile. Insalaco. Ah, Insalaco. Sì. Lui ha emesso un'ordinanza per cui i cani prelevati e portati in canile non venivano più uccisi. Ai tempi c'era prima c'era la camera a gas. Poi animalista. Animali hai a casa? Mi ricordo che No, allora purtroppo stanno diminuendo, perché comunque anche per loro l'età è avanzata. Sono rimasti in due. Sì. E prima quanti erano? No, erano quattro, però noi abbiamo una situazione in famiglia un po' complicata, nel senso che eravamo in nove. Per questo mi ricordavo una famiglia numerosa. Sì, perché noi anni fa abbiamo adottato due fratellini, poi ne è nato un terzo contemporaneamente, i quattro animali, mia moglie... E quindi siamo una famiglia allargata. Anche tu hai bisogno di quell'eremo di cui parlavo stamattina. Infatti anche Roberto commentava, si univa alla nostra proposta. Ti capisco, ovviamente. Comunque parliamo anche di poliamore. C'è una tematica... Sì, mi ha incuriosito anche questo. Anche antica comunque, non è nuova. Antica ma modernissima, perché ormai quando si parla di amore non si parla più di uomo e donna, cioè il gender fluid, tutta questa modernità che peraltro sta diventando normalità. E mi è piaciuto anche che questo Sanremo, sempre dai commenti che ricevo, dai feedback, anche quando ci sono stati dei protagonisti apparentemente effeminati per un pubblico magari antico, qualsiasi critica è stata giudicata vecchia, ignorante, cioè non offendi più, sei tu che sei fuori dal mondo se ti metti ancora a giudicare maschio, femmina, uomo, donna. Che cosa sta succedendo nell'amore? D'altronde i greci lo dimostrano comunque. Sì, allora partiamo dal presupposto che come stile di vita nostro, familiare, comunque noi siamo molto vicini al Pride, in quanto comunque come associazione facciamo parte del coordinamento Pride, quindi organizziamo ogni anno il Pride a Palermo, quindi anche i nostri figli comunque vivono le assemblee, gli incontri, quindi già mentalmente sono aperte anche ad ogni tipo di leggevo che di Massimo Milani che ha fatto la sì Massimo Milani esatto sì e Gino Campanella mi hanno fatto le conclusioni del libro. È un libro comunque anche Pride, c'è anche Luigi Carollo, che è comunque sempre presente nelle mie presentazioni. Eh sì, mi ricordo quando ne avevamo parlato in radio, e quindi adesso rientriamo per ovviamente facciamo una presentazione ufficiale. Esatto. At midnight, ma sono le 12:38, sempre qui a Glitter People in compagnia di Renzo Conti. E chiudiamo quindi questa ultima parte del nostro venerdì, del nostro salotto radiovisivo, dove raccontiamo i personaggi che brillano, la Sicilia che brilla. Parliamo di un libro che tocca tanti temi. A me ha colpito la parola poliamore, che è così moderna, così con una nuova filosofia che ci sta trasformando in normalità la libera scelta di amare, ma in una versione
persona un po' più complicata, più intricata, perché nel suo i libri Renzo Conti mette anche una storia, c'è un protagonista, c'è una dedica importante a Giuseppe Di Matteo. Raccontaci, facci vivere un po' questo tuo mondo di carta. Allora, come dicevo prima, questo secondo libro, quindi Cuncuma nel volere, che segue dopo Il volto delle il streghe. Il volto delle streghe, sì, esatto. Appunto, streghe che non siamo noi due, giusto Sara? Insomma. Insomma, nel senso anche le otto streghe precedenti erano delle belle donne, belle nel senso come donne, non esteticamente. Quindi è il sequel di quel romanzo. Il protagonista in quel romanzo poi alla fine muore. E quindi lui, questo romanzo è ambientato quasi per l'80% nel Regno dei Morti, è tutto un mondo che mi sono comunque inventato, e grazie a questo sono riuscito comunque a raccontare alcune tematiche, come ad esempio il coinvolgimento nelle due stragi che hanno cambiato il nostro paese, dove ho cercato in maniera anche polemica o comunque di raccontare delle verità nascoste, e me lo sono potuto permettere perché la scrittura mi permette di andare anche oltre, fino ad arrivare appunto alla storia. Nel senso che c'è un'indagine dietro giornalistica, o comunque hai voluto fare una cosa di sentimenti, di sensazioni? No, non è a livello giornalistico, nel senso che comunque non sappiamo chi è la fonte che ha raccontato, che ha detto che comunque Falcone doveva arrivare a Palermo a quell'ora X, non sappiamo chi è che ha rubato la famosa agenda rossa, ecco, in maniera comunque quasi polemica, comunque il protagonista da morto è potrebbe essere, ecco, la fonte, potrebbe essere chi è che ha rubato quella valigetta. Ecco, lo Stato ad oggi non ci ha fatto sapere nulla, e quasi quasi mi sono inventato chi meglio di un fantasma. Ricordiamo a chi ho omaggiato. Sì, questo libro, Cuncuma, è dedicato alla memoria di Giuseppe Di Matteo. Sono felice che la famiglia, il fratello, è stato presente alla prima presentazione. E quando arrivo a raccontare cronologicamente comunque l'evento di Giuseppe Di Matteo, il rapimento, è stato più forte di me non raccontare la realtà dei fatti, un po' da sognatore. In realtà in questo periodo sarebbe bello sognare, comunque riuscire comunque a pensarlo in maniera diversa, perché Giuseppe Di Matteo non muore nella mia storia, ma viene liberato. Lo ricordiamo, dico, lo sanno tutti, però è quel bambino che purtroppo la frase è stato sciolto nell'acido, non c'è un modo gentile per dirlo, e peraltro Brusca è già fuori. Sì, esatto, infatti leggendo anche quei racconti c'è la pelle d'oca, e quindi cioè, proprio io quando scrivo non mi metto dei limiti, poi l'editore che mi censura parecchia roba, però comunque io vado avanti. E con Giuseppe, ecco, è stato così, non sono riuscito, cioè è stato naturale comunque lasciarlo vivere. E tanti coinvolgimenti degli artisti, riferimenti, conclusioni, prefazioni, come dicevamo prima, le ricordiamo dopo Drive. Perché quello che dicevamo prima, appunto, la prefazione e le conclusioni del libro, l'abbiamo detto su Facebook, quindi poi ricordiamolo anche in radio per chi ci sta ascoltando. Infatti io non l'avevo capito, quindi la parte prima è soltanto... No, noi siamo sempre su Facebook. Però solo su Facebook, appunto, qua ci sono le telecamere. Okay. O quando finisce il brano rientriamo in radio Facebook. Poi solo però Facebook. Mi interessa capire come hai unito il poliamore a... Sì, ora ci arriviamo, infatti col tempo non ci sono arrivato. Diciamo, okay. Sì, poi... ne possiamo parlare adesso. Sì. E quindi questo protagonista un po' che ha vissuto e ha conosciuto quel mondo dei vivi nascendo in una società appunto patriarcale e con tutti i suoi difetti, da morto inizia a scoprire nuovi modi di amare. Quindi è anche una cosa strana riuscire comunque a raccontare degli orgasmi o comunque dei rapporti sessuali tra anime e invece il regno dei vivi. E quindi sono riuscito a fare anche questo, perché il primo libro era parecchio anche in alcune scene un po' erotico, e quindi... C'è sempre stato questo riferimento, sì, erotico all'interno, in maniera sempre elegante comunque all'interno dei due testi, sì, no? Assolutamente, sì. E quindi qui continua, però riesce a scoprire appunto nuovi modi di amare. E fino poi a ritrovarsi in una nuova vita all'interno di una famiglia che poi sarà una famiglia poliamorosa. Quindi, che significa? Oltre a parlare del poliamore, quindi ho parlato anche di polifamiglia, quindi polifamiglia costituita da più genitori. E ho raccontato la storia di tre persone. Che significa cosa? Poliamore?
Con poliamore, polifamiglia, tutti questi allora, io, termini che ormai fanno sì, parte della, credo, della nuova normalità. Credo tanto in, in questo modo di amarsi, perché comunque anche il rapporto che c'è poi tra le tre persone, quattro, cinque che siano, ma anche soltanto della coppia. Cioè poliamore, polifamiglia è quando uomo e donna fanno dei figli, poi si lasciano, non hanno altri compagni e si uniscono tutti in un'unica famiglia? Se hanno, allora intanto dobbiamo dire che poliamore non significa che necessariamente le persone che stanno in poliamore devono avere rapporti sessuali, possono essere anche rapporti etici, di amicizia, legami sentimentali, non necessariamente sessuali, romantici. Esatto, infatti faccio anche una distinzione tra l'eros e il sesso, cioè l'eros è tutto ciò che è energia, che ci porta alla conoscenza del nostro sé, mentre il sesso poi è la fine di tutto. Entriamo in radio e rifai la domanda lì? Sì. Drive Topic Clean Bandit 12:44. Renzo Conti con Cuncuma. Parliamo di un romanzo. Mostriamolo poi. Lettura. Lo facciamo vedere. A noi piace tanto ospitare libri, letture, ospitare scrittori, perché siamo un popolo di scrittori. Scrivere è una liberazione. Scrivere è creare un mondo in cui far confluire pensieri, sentimenti, una testimonianza anche. E la tua come secondo libro? No, terzo. Terzo libro, ma sequel del precedente. Esatto. Abbiamo già detto che è lo stesso protagonista che perde la vita terrena, mi viene adesso da dire, esatto, nei volti delle streghe. Sì. E adesso rivive come fantasma e ci conduce sempre in una realtà, perché tu sono molto palermitani i tuoi libri, racconti la nostra sì, storia, però la racconti a questo punto dall'alto di un fantasma e puoi leggerla... anche se sono cose brutte, però con una chiave d'amore. Esatto, raccontandola, come dicevo prima, da sognatore. E poi mi piace comunque intrecciare la realtà e la fantasia. Racconto tanto della nostra città. C'è ad esempio la notte di San Giovanni Battista, dove comunque generalmente viene fatto un rituale in giro per la città raccogliendo l'acqua in sette fontane per poi metterla sotto la luce della luna e poi l'indomani comunque scoprire un po' quello che si sta cercando. Tutte queste cose, così anche nel primo, dove vengono raccontate un po' le donne di fora, comunque le streghe palermitane, vengono raccontate. Chi sono le streghe palermitane? Vabbè, Giovanna Bonanno, Giulia Tofana, quindi ce ne sono comunque. No, non lo so, veramente. Sì, questo è quello precedente. La vecchia dell'aceto, cosiddetta. Esatto. Cioè sono leggende palermitane? Sono leggende palermitane, ma davvero esistite. Comunque sì, poi sì, le donne di fora invece è una leggenda palermitana, sono delle donne che andavano a casa. Cioè io alcune streghe palermitane le conosco, però non... Sì. Non sono leggendarie. Sì, nel romanzo precedente abbiamo fatto anche un tour assieme all'associazione Tacus, andando a trovare tutti quei luoghi che sono stati raccontati nel libro. Ma erano persone considerate streghe dal popolo perché erano strane, perché... Vabbè, un tempo comunque strega era molto semplice. Sì, molto anche... conveniente. Anche in questo libro si parla tanto di streghe perché l'Elisabetta, comunque del precedente romanzo, si scoprì a essere la Elizabeth Clarke, che è stata la prima strega uccisa in tempi appunto della caccia alle streghe. Ritornando a Cuncuma, abbiamo detto che è dedicato alla memoria di Giuseppe Di Matteo e dicevamo prefazione e conclusioni di chi? Allora, la prefazione è stata fatta dall'assessore Mario Zito, assessore alle culture di Palermo. Mentre le conclusioni sono state fatte da Massimo Milani e Gino Campanella. Ecco, non a caso, anche perché la locandina raffigura due amanti e questo nastro d'arcobaleno, praticamente, perché la tematica, dicevi, è quella del poliamore. Sì, come stavo dicendo, appunto, il protagonista finalmente rinasce a nuova vita dopo aver subito e comunque vissuto esperienze ultraterrene inverosimili e si ritrova in quello che poi diventerà una famiglia poliamorosa. Poliamorosa, stavo dicendo, nel senso costituita da più genitori, non genitori che si lasciano, comunque poi le famiglie diventano un'unica famiglia. Cioè nel senso che le tre persone che racconto avevano dei rapporti a 360 gradi. E in questo caso, piuttosto che inventarmi due personaggi, quindi il protagonista all'interno di altri due personaggi, visto che io avevo scritto un primo libro che era molto autobiografico e dove c'era un lui e una lei, ho richiamato quel lui e la lei
alla fine di questo romanzo, e quindi diciamo che la famiglia è costituita da quel lui e la lei, che si chiameranno Anna e Marco, in questo, ricordando Lucio Dalla, esatto. Più appunto una terza persona. E quindi la famiglia poliamorosa nasce per questo motivo. Ed è bello come aver raccontato che una famiglia tradizionale, che era ben voluta da tutti, perché era la cosiddetta famiglia del Mulino Bianco, adesso diventa una famiglia arcobaleno, chiamiamola così, invece malvoluta, con tutte le critiche, appunto, che... Un po' come nella società di oggi, però sta entrando sempre più questo termine, questa famiglia, no? Questo modo colorato di vedere la famiglia stessa, no? Allora, io, non, come scrivo nel libro, non faccio... non metto da parte la monogamia, nel senso, non faccio una guerra contro chi è monogamo, assolutamente. Però, tu sei ingegnere? Io sono ingegnere. Dobbiamo, sì, iniziare allora la rubrica ingegneri che fanno cose. Tutti creativi sono, dopo gli avvocati. Però credo che sia una delle principali cause del patriarcato, del maschilismo, perché comunque in un rapporto diverso, come quello poliamoroso, sicuramente non esiste più la gelosia, non esiste più la possessione, non esistono tutte quelle caratteristiche che rendono poi una famiglia quasi, perché comunque queste cose le ho sentite anche dire, vabbè, se hai tradito tua moglie o tua moglie ha tradito te, dico, tutto sommato può capitare, mentre se siete una famiglia con una terza persona, e allora lì c'è perversione, lì c'è depravazione, tutto questo. Forse perché l'istinto è di essere gelosi, di volere l'esclusività in una storia d'amore, e pensare che ci possa essere un'apertura a un altro, anche a livello proprio di simpatia, generosità, affetto, ti fa ingelosire. Comunque la cosa che dici tu è molto vera, è stato il maschilismo a generare il patriarcato, ma anche a tenere le donne sotto preparate, sottosviluppate. L'emancipazione delle donne, lo studio, ha minato la base del maschilismo, perché quando tu puoi elevarti, allora, cioè, un uomo non può dirti stai a cuccia, perché se abbiamo le stesse capacità e io le ho sviluppate come te, viene a cadere. Guarda, io il protagonista, che in alcuni tratti mi riconosco, ma come tutti i miei libri, cioè, nel senso che comunque quando scrivo di qualunque personaggio, comunque in quel momento sono io, è un uomo però che comunque è combattuto dal suo essere maschio, nel senso, non gli piace essere maschio, proprio perché nella nostra civiltà essere maschio significa... Sì. Cioè, oggi non è una cosa bella, per come la vedo io. Torniamo tra poco, restate con noi. Forse i maschi. I consigli di Radio In. Futuroil, una grande novità per il tuo rifornimento. Futuroil, qualità, convenienza ed elevate prestazioni. Fai la differenza. Per il tuo rifornimento, scegli Futuroil. Che aspetti? Vienici a trovare. Futuroil, a Palermo in via Cesareo 18. A Bagheria in via Papa Giovanni 23-2. A San Mauro Castelverde, strada provinciale 52, chilometro 20 e 950, e a Villalba Caltanissetta in via Piave 116. Sito internet futuroilsrl.com. Donnino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Donnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Donnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. È stato bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui, l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81.
Ho deciso, da domani palestra. Però prima passa da Sport & Nutrition. Già fatto, mi hanno consigliato i prodotti giusti per arrivare ad avere un fisico perfetto. E poi vedrai. Vedrai cosa? Sport & Nutrition, da anni leader nel settore, saprà consigliarti bene con la sua esperienza le migliori e personalizzate soluzioni, se sei un appassionato di sport in generale o per il piacere di stare bene. Sport & Nutrition, a Palermo, in via Vincenzo Di Marco 35. Per saperne di più, sportnutritionsrl.it. Nutri il tuo benessere. Sei in conflitto col tuo cellulare? Mela Ripari saprà come farvi ritornare in perfetta armonia. Mela Ripari è assistenza tecnica specializzata su iPhone, iPad, iPod, Mac, senza trascurare smartphone, computer, console e fotocamere digitali. Mela Ripari è anche vendita di accessori, gadget e originali creazioni da regalarsi o da regalare. Vi aspettiamo nel nostro personalissimo store ecologico a Palermo in via Marconi 4A e sui social. Garantiamo il miglior prezzo e un servizio rapido. Metteteci alla prova. Radio In, la voce della tua città. Eccoci qui su Facebook e sarà l'ultimo intervento conclusivo, dobbiamo andare proprio ci aveva incuriosito per questa puntata di Glitter People un libro intitolato Cuncuma, sì, presentato da Renzo Conti qualche giorno fa, qualche tempo fa, settimana fa. E perché c'era la parola poliamore, poligamia, poliamore, polifamiglia. E cerchi sempre di informarti su quelle che sono le novità, sulle evoluzioni della società, e quando è messo in un libro è sempre una forma più elegante di raccontarlo. Poi abbiamo capito, abbiamo visto che rappresenta sia una finzione sia comunque un modo nuovo di intendere lo stare insieme, anche se dicevo lo Stato si inserisce molto nella vita privata. Il matrimonio omosessuale è stato autorizzato soltanto da qualche anno, io sono stata al primo matrimonio, ancora non è stato autorizzato dallo Stato, ma la Chiesa Valdese l'aveva autorizzato. Mi sono commossa, mi sono messa a piangere come una bambina, mm-hmm, vedendo questi due ragazzi innamoratissimi. La bigamia, per il codice penale, all'articolo 556, come l'adulterio e l'incesto, è un reato necessariamente bilaterale ed è punito da uno a... Insomma, quindi, non lo so, è difficile perché è un viaggio che ha a che fare non solo con retaggi culturali, ma anche con retaggi, con impostazioni istituzionali. E purtroppo oggi ci troviamo, ecco, a giustificare magari un tradimento e non la possibilità di amare contemporaneamente due uomini, due donne o perché più persone. Perché siamo stati educati, abbiamo avuto delle regole di questo tipo, nel senso ci hanno indotto a pensare che sia giusto così o sbagliato così. Ah, entriamo adesso in radio con l'intervento conclusivo perché dobbiamo andare velocissime. In modo, in conclusione della puntata di oggi, 12.56 con Renzo Conti, Cuncuma, e la tematica, le tematiche diverse, quella del poliamore e non solo. La puntata si conclude, ma l'argomento non può trovare una conclusione perché è talmente aperto questo del poliamore, della polifamiglia, dell'accettare di amare più persone contemporaneamente e non considerarlo tradimento. Dico, poi siamo nella patria dell'ammazzatina, del delitto d'onore e del se mi fai cornuto io ti devo... mi vendevo vendicare a tutta la tua famiglia. Dico, qua tanta strada è stata fatta. Ma tradimento assolutamente no, perché comunque se c'è il consenso da parte delle 3-4 quelle che siano le persone, no, sto facendo tutti i gradi sì, per situazioni, certo. E comunque, dove troviamo il tuo libro e dove ti possiamo seguire? Nelle librerie, poi online, Amazon, un po' dappertutto, la pagina Facebook col mio nome, Renzo Conti, e su Instagram. E quindi noi lasciamo come argomento aperto, magari per prossime puntate, meglio un poliamore o un tradimento confessato e perdonato? Iniziate a rispondere, vi leggeremo nella prossima puntata. E tocchiamoci puntata. La testa! Grazie, ci ha giurato la dolcezza a portata a venerdì prossimo. Ciao, grazie a tutti. Buona giornata. Ciao.